Buon pomeriggio amici di Zona Locale, bentornati qui sul nostro canale Instagram e buon inizio settimana con questo nuovo appuntamento con la nostra mezz'ora con una mezz'ora per parlare insieme e per trascorrere insomma un po' al meglio questo tempo che abbiamo. La settimana scorsa ci siamo, diciamo, divertiti a parlare con diversi personaggi che ci hanno fatto vedere da altrettanti punti di vista diversi questo periodo storico. Oggi iniziamo una nuova settimana, l'ultima settimana di vera e propria quarantena dopo la conferenza stampa del Premier Conte di ieri sera, che a dirla tutta ha lasciato in molti un po' scontenti. I più scontenti ovviamente sono quelli del settore commercio, che si sono visti prolungare ancora le riaperture. E noi invece questa sera abbiamo deciso di avere qui con noi una commerciante di Lanciano che ha già avuto l'occasione di riaprire perché ha un negozio per bambini. Io la vedo già qui con noi, quindi invito Barbara di Castelnuovo, eccola, collegarsi con me, così ci facciamo una chiacchiera per capire un po' com'è andato questa ripresa. Eccoti! Ciao Martina, mi Benvenuta! vedi? Ti vedo Mi vedi benissimo, bene? ti vedo e ti sento Perfetto, benissimo. Come perfetto. stai? Bene, bene. Oggi però mi vedi da casa, Da casa. perché ecco, come avrai potuto vedere anche su Facebook, io ho deciso appunto di andare solo per appuntamento per il negozio e quindi oggi non avendo appuntamenti, li ho avuti questa mattina, sono rimasta a casa. E niente, come dici Ormai tu, vai. io sono quella tra virgolette fortunata che ho avuto la possibilità di riaprire prima degli altri. Speravo ieri sera che Conte desse la notizia che anche i miei colleghi potessero riaprire. Ciò non è avvenuto e quindi dobbiamo aspettare il 18 maggio. E quindi questo. Tu ormai hai riaperto la tua attività già da un paio di settimane. Com'è la Sì. situazione in Sì, giro? allora devo dire che le mamme sono abbastanza contente, diciamo che dopo 2 mesi dentro casa, tra virgolette, non vedevano l'ora di poter riuscire e quindi hanno approfittato di questa occasione per venire a trovarmi in negozio. Innanzitutto, ovviamente, vengono per i beni di prima necessità. E come tu ben sai, Conte, secondo me, quando ha deciso di far riaprire negozi per bambini, giustamente intendeva anche per le mamme che hanno avuto da poco dei bambini che crescendo giustamente hanno necessità di Certo. abitini, perché è ovvio, il bambino cresce e non ha nulla da mettere, mentre i bambini di 3-4 anni, stando in casa, possono mettere tranquillamente le cose che già hanno a disposizione. E devo dire che sono abbastanza rilassate. Poi diciamo che comunque da noi, come avrai visto anche tu, comunque andando per appuntamento, si sentono sicuramente più tranquille, perché siamo io e loro. Il negozio comunque viene pulito tutti i giorni, e cosa che facevamo ovviamente anche prima, non è che è cambiato chissà quanto, l'unica accortezza è che usiamo i guanti, la mascherina, c'è il distanziamento di circa 1 metro tra un cliente e l'altro, e niente, abbiamo il gel per igienizzare le mani. Comunque, tutte quelle accortezze che ovviamente dobbiamo mantenere in questo periodo. Ovviamente siamo passati nella fase 2 e quindi dobbiamo cominciare a convivere con questo virus. E Certo. quindi, no, io le ho viste abbastanza tranquille le mamme, quindi speriamo che Insomma, che presto. possa continuare ad andare Sì, meglio. Certo, certo. a te probabilmente una riapertura anche delle altre attività avrebbe creato forse più movimento in giro e magari si Sicuramente, sarebbe creato più movimento per sì, tutti. sicuramente, perché la mattina mentre c'è più movimento, perché sai, la gente esce per andare a fare la spesa, la posta, c'è veramente più gente in giro. Il pomeriggio è veramente desolante, non c'è nessuno, quindi l'idea che anche gli altri avrebbero potuto riaprire e vedere i portici illuminati, comunque dare anche agli altri la possibilità, perché spesso leggo dei commenti su Facebook quando dicono sì,
la salute al primo posto, ok? Certo. Però è anche vero che noi viviamo di questo, cioè chi ha un'attività, chi ha una partita IVA, cioè noi alziamo le serrande e quello ci dà la possibilità di poter andare avanti. Anche che un semplice commerciante rialza la serranda e vende un paio di scarpe, che vende una maglia, che vende un completo, comunque un di più, quello ci dà la possibilità a noi commercianti di poter andare avanti. Infatti approfitto anche per questo, per dire che spesso io sento parlare la gente che mi dice: vabbè, ma tanto se tu non riesci a vendere tutta la merce che hai in negozio, la puoi ridare indietro. Questo è un altro concetto sbagliatissimo, perché noi la merce che abbiamo in negozio comunque la dobbiamo pagare. Certo. Ecco, l'unica cosa che ci stanno a fare bene incontro un po' le aziende è che ci spostano un po' i pagamenti, ma comunque la dobbiamo pagare. E un'altra batosta per noi è stata comunque la cerimonia. Le cerimonie sono state tutte Immagino. bloccate e tu ben sai che quando si ferma la chiesa si ferma tutto un processo, cioè io non lavoro io, non vendo l'abitino, non lavorerà Il chi appunto i ristorante. ristoranti non lavoreranno, non lavorerà il fioraio, Il non lavorerà fotografo. chi fa il fotografo, chi fa gli allestimenti per le comunioni, per i matrimoni, i battesimi, i cresimi, è stato tutto bloccato, quindi tutto rinviato. È vero che hanno dato la possibilità ad alcuni di farlo anche a settembre, ottobre, ma chi lo farà? Non lo farà nessuno. Quindi sarà tutto posticipato all'anno prossimo. Quindi anche per noi questo è stato un'ulteriore batosta. Ma comunque tutta la cerimonia che noi abbiamo in negozio, quella dovrà essere pagata. E quindi per quello. Però io voglio trasmettere positività, perché chi mi conosce, mi segue su Facebook, lo sa che sono una persona positiva. E quindi io sono convinta che dopo questa salita, questa salita che sarà ripidissima, ci sarà una bella discesa. Io sono convinta che si tornerà anche il commercio. Dovremmo dare un valore diverso al commercio, cioè sai la parola mamma, dai, usciamo a fare shopping. Ultimamente si era perso questo, il significato di uscire e andare a fare shopping, perché quanti acquisti si fanno online? E io sono convinta che stando tutto questo tempo a casa, invece adesso la gente non vedrà l'ora di poter Sì. uscire, di rientrare nei negozi, di toccarlo il capo, di vederlo, perché dopo tanti tanti giorni dentro casa, io sono convinta che la gente davanti al computer a fare l'acquisto online non lo vuole fare. Infatti questo è la mia, io di questo sono fortemente convinta. Infatti me l'hanno dato la prova le mamme che sono venute in questi giorni nel mio negozio dicendomi: no Barbara, guarda, noi vogliamo acquistare nei piccoli negozi, nei negozi come il tuo, perché voi siete l'anima del commercio. Cioè se chiudete voi, infatti io faccio sempre l'esempio, immaginatevi una città così, vi piace una città così? Perché se si continua a acquistare solo online, a breve le nostre città saranno così, città morte. E quindi io ripeto, io sono una persona positiva, quindi credo fortemente che la situazione, certo sarà dura, avremo dei periodi veramente difficili, però sono convinta che ce la faremo senz'altro. Quindi. Ci sono tanti tuoi colleghi che in queste settimane un po' di positività l'hanno persa e in tanti hanno addirittura paura di non riuscire a rialzarla questa serranda. Tu questi periodi di chiusura fino a 2 settimane fa, come l'hai vissuti? Certo, io pure ero fortemente preoccupata, però sono convinta che allora, quando ci troviamo in queste situazioni difficili, è proprio in questo momento che deve uscire fuori l'anima dell'imprenditore. Cioè io la notte pensavo: ma che mi devo inventare? Che posso fare per far entrare il cliente? Allora, anche la semplice foto pubblicizzata su Facebook, anche il messaggio al cliente, cioè comunque ci dobbiamo reinventare. Sicuramente non dobbiamo stare seduti a lamentarci e basta, perché io ti dico, anche il periodo di Pasqua che comunque sono stata chiusa, io mandando i messaggi a clienti, che vuoi che sia, anche quei 50 buoni, comunque hanno contribuito
contribuito a farmi incrementare la mia, cioè il mio incasso. Cioè, se io non avessi pensato a mandare a clienti buoni che potevano regalare sia al nipotino sia ai vari regalini di compleanno, cioè comunque quella è stata un'iniziativa che mi ha portato un beneficio. Cioè, ripeto, noi comunque sarà dura, nessuno lo mette in discussione questo, e per quello io speravo che Conte facesse riaprire le attività, anche i parrucchieri, perché non li ha fatti riaprire? Potevano tranquillamente, anche perché quello è un settore che si va per appuntamento, quindi alla fine bastava che prendessero l'appuntamento due clienti al giorno e facevano l'incasso. Perché, ripeto, noi viviamo di questo. Io spesso sento parlare le persone che dicono: vabbè, ma al primo posto la salute. Ok, io sono stata la prima che ha abbassato la serranda prima che del decreto. Quindi io al primo posto metto la salute, però dobbiamo anche capire che senza un'entrata, come si fa avanti? Come possiamo andare avanti noi? E in più lo Stato deve comunque aiutarci. Noi speravamo in qualcosa in fondo perduto, cosa che per ora non se ne è parlato. Certo, Proprio ci hanno questo dato. volevo Sì, chiederti, sì. cioè non avete visto grandi aiuti, insomma, da parte No, dello Stato? assolutamente. Una Certo, le richiesta di 600 sacrifici? euro, certo, le 600 euro che non a tutti sono arrivati. Io ho avuto la fortuna, mi sono arrivati. A tanti miei colleghi non ancora hanno ricevuto il bonifico. Per quanto riguarda l'aiuto, certo, i 25.000 euro, però i 25.000 euro io comunque li devo restituire. Sui miei debiti delle aziende che dovrò pagare, perché ovviamente i pagamenti saranno allungati, mi accollo altri 25.000 euro, che tra l'altro non mi bastano per poter far fronte a tutti i pagamenti, e quindi quello è un po', tra virgolette, cioè un aiuto, insomma, non è tanto un aiuto. Un aiuto a L'aiuto è tempo. quando, certo, un aiuto che la prima rata la pagherei tra 2 anni, da quello che ancora mi sono informata, si sono sincera su questo. Però invece l'aiuto a fondo perduto, quello sì che è un vero aiuto per noi commercianti, però di questo Conte non ne ha, finora non ne ha ancora parlato. Noi speriamo in questo. A livelli proprio spiccioli, proprio te parlando terra terra. Questi 600 euro, così una tantum, perché non si capisce se ci saranno ancora, se saranno di più, se saranno sempre 600, sono stati effettivamente utili. Ma utili, certo, ci ho pagato una piccola riba, quella ce l'ho pagata, però ecco, vivere con 600, cioè 600 euro è impossibile. Infatti io dico sempre che il commerciante che in questo periodo non aveva un minimo da parte, è stato veramente difficile poter andare avanti, perché senza incassi come fai? E comunque le bollette arrivano. E la luce c'è da pagare, il telefono c'è da pagare, l'affitto c'è da pagare, cioè queste arrivano fisse, sono spese fisse che noi abbiamo ogni santo mese e le dobbiamo rispettare. E in più, spesso non si è parlato del discorso dei titoli. Noi paghiamo la merce, in pratica noi compriamo la merce e non solo la paghiamo con le riba, questo è un settore che non viene mai toccato. E i titoli bisogna onorarli, se no vanno in protesto. E come si fa? Se non incassi, come fai a pagare i titoli? Quindi l'aiuto, sì, le 600 euro è una goccia in un oceano, è pochissimo. Io so che per il prossimo mese avranno stanziato 700-800, Sì. però è tutto da rivalutare, perché già stanno dicendo che chi ha un reddito più alto forse non lo prenderà, in base, cioè devono ancora, sono stati ben chiari, su questo discorso. Però ripeto, alcuni colleghi ancora prendono quelle Le del mese prime. di le prime, quindi figuriamoci le prossime. Tu adesso ci sembri abbastanza, insomma, contenta di aver potuto riaprire ormai 2 settimane fa. Però appena è arrivata la notizia, insomma, che i negozi per bambini potevano riaprire, sei stata spaventata? Ci hai pensato un Sì. attimo? Sì, Oppure hai pensato... perché io all'inizio infatti feci un post che ero contentissima di poter riaprire, però poi sono stata 2 giorni veramente col magone, cioè avevo l'ansia, un po' l'ansia, la stessa ansia che ho avuto con te di questo collegamento che avrei dovuto avere, avevo un po' l'ansia.
E quindi poi riflettendo ho detto vabbè, mi fanno riaprire, però effettivamente che cosa è cambiato? Cioè comunque purtroppo i morti ci sono ancora, la curva non si era, dei contagi non si era ancora abbassata, adesso si è abbassata un po', però comunque dobbiamo continuare a mantenere, comunque dobbiamo, il distanziamento sociale deve esserci sempre, quindi comunque dobbiamo stare attenti. E anche per questo ho preso la decisione di andare per appuntamento per far stare più tranquilli i miei clienti e giustamente stando soli in negozio si sentono sicuramente più protetti. E ripeto, io all'inizio ero contenta di questa riapertura, certo lo sono ancora perché io ho bastante una vendita che faccio al giorno e tra virgolette mi sento quasi in colpa perché dico, vedi, io perché io ho fatto questo incasso e i miei colleghi no, perché? Perché? Cioè, e io ho le stesse problematiche, loro hanno le stesse mie problematiche, quindi prima riapriamo, meglio è. E poi sono convinta che il piccolo negozio può gestire meglio la situazione, perché riesce appunto o a programmarsi per appuntamento, e poi diciamo la verità, è vero che abbiamo riaperto, ma non è che abbiamo la fila fuori i nostri negozi. Quindi tranquillamente un cliente al giorno, due clienti al giorno, tre, quelli che siano, si possono gestire tranquillamente. Quindi io spero vivamente che presto possano tutti rialzare la serranda, perché chi ci sta in mezzo veramente capisce ancora di più. Ripeto, perché chi sta a casa e prende lo stipendio a fine mese, gli arriva lo stipendio, non lo può capire. Cioè io direi a queste persone: allora provate voi a stare un mese, un solo mese, io non dico due o tre, un mese che non vi arriva lo stipendio, e vedete come fate, come si fa. Cioè io penso che anche tu sei d'accordo in questo? Cioè, è difficile, cioè, se non hai un minimo da parte, è difficile andare avanti. Quindi, prima si dà la possibilità a tutti di rialzare la serranda, e prima, anche perché il processo sarà lungo, non è che tutti rialziamo la serranda, ci sarà tutta questa gente in giro a spendere. Ora cambierà tutto, si darà importanza alle cose di prima necessità, le cose importanti, le cose che servono. Io la richiesta in assoluto sono le tue. Le felpe, i pantaloncini corti, le cose appunto di cui la Pratiche. gente pratica, non è che mo vengono a comprare l'abitino Per andare dove? sfizioso per andare dove, tra l'altro, non ancora riaprono neanche i parchi Purtroppo no. e le. Quindi per quello si cambierà. E l'unica cosa che noi appunto acquistiamo 6 mesi per 6 mesi, noi abbiamo già acquistato la merce per l'autunno-inverno che a settembre dovrebbero già spedirci. E ovviamente noi quando abbiamo acquistato determinati capi non avremmo mai pensato alla No. situazione che si è venuta a creare adesso. Quindi è tutto un reinventarsi. Però dobbiamo essere positivi, dobbiamo trasmettere positività. Di Hai quello io ne parlato sono convinta. con qualche altro tuo collega, sicuramente, tu fai parte anche del consorzio delle vie del commercio, Sì, però nel mio che non ancora, no, settore. dico, che, insomma, dei tuoi colleghi che non ancora hanno avuto la possibilità di rialzare la serranda. Hai Eh parlato con sì, loro, sì. con qualcheduno ho parlato e giustamente sono spaventati, hanno paura perché più passano i giorni e il 18 maggio è lontano, Sono cioè altri 20 arriva. giorni in Sono sostanza. altri 20 giorni, sono altri 20, è quasi un mese e comunque in un mese ci sono, si accavano appunto i pagamenti di marzo, aprile e poi ci saranno anche quelli di maggio. E quindi comunque la vedo dura, ripeto, basta anche fare due vendite, tre vendite, comunque quelle aiutano, aiutano sì. E quindi, ripeto, prima si può ripartire tutti e meglio è, perché sai, anche la gente quando esce e trova tutto chiuso, fa uno strano effetto, veramente quasi di paura, è surreale quello che stiamo Sì. vivendo. E quindi dobbiamo essere solo positivi con la speranza che le C'è cose si comunque possano. chi però, altrettanto giustamente possiamo dire, continua, come dicevi tu prima, a mettere davanti, insomma, la salute, a parlare del Ma fatto che i quella contagi ci sicuramente sono al primo ancora. No, posto, quella sicuramente, però se Conte quello che dice ti che volevo chiedere, sì. scusami, è
Come poter, secondo te, riuscire a mettere insieme questa esigenza che dopo più di 2 mesi di chiusura, anzi quasi 2 mesi di chiusura, si fa sentire, con comunque un'esigenza di tutela della salute che è ancora bella alta? Cioè, tu pensi che sia ancora questi ingressi contingentati e le prenotazioni, gli appuntamenti come stai facendo tu? È un po' questa la ricetta che secondo Un te. po' questa la ricetta sicuramente, però appunto il distanziamento sociale ci deve stare, la distanza di 1 metro ci deve stare, i guanti. Poi io nel mio settore, che loro dicono che i capi devono essere comunque sanificati. Ok, ma Esatto, te lo volevo chiedere. mi vuoi spiegare bene che vuol dire sanificare un abito? Cioè io dopo che l'abito è stato provato lo devo portare a lavare? Che vendo, cioè vendo roba usata? Usata. Oppure, se tu mi dici che il virus dopo 5-6 ore su un capo muore, allora io posso avere l'accortezza che se quel capo è stato provato lo metto in magazzino e lo ripropongo il giorno dopo. Anche questo può andare bene. Esistono in commercio degli spray, adesso mi devo andare a informare a qualche lavanderia perché mi hanno detto che spruzzando questo uccide il virus. Però è anche vero che questo, devo vedere che se il capo non viene rovinato, Esatto. perché se il capo viene rovinato, e poi ci sono tante persone che hanno problemi di allergie, Vero. quindi se io spruzzo su un determinato capo, poi a me nel mio settore stiamo parlando di bambini, quindi non posso mettere a rischio di far indossare un capo a un bambino e poi questo bimbo ha problemi di allergie e poi che succede? Cioè, non si ammala del virus, mi prendo un altro, cioè, voglio dire, comunque, e quindi È anche in questo complicato. non sono stati tanto chiari. Io l'unica cosa che lo stesso ho scritto su Facebook, in questa situazione un po' così di emergenza, di portare, perché tanto bene o male adesso ci si deve anche un po' adeguare, mo che la Brava. maglietta al bambino va un po' più lunghetta di manico, un po' più Meglio, lungo te il la sfrutta di pantalone, più. bene, almeno se lo sfruttano un po' di più, le cose buone durano. Quindi, allora, portate una maglia, mi raccomando, pulita, un pantalone pulito, prendiamo la misura, vediamo da quello, già ci possiamo regolare se il capo può andare bene. E già così penso di andare incontro al cliente, perché non è anche perché i bambini sinceramente li stanno portando poco, vengono solo le mamme, perché diciamo che le mamme non vedono l'ora di uscire, quindi E anche di approfitta fare acquisti, e di forse. fare anche acquisti, anche perché la fortuna è che i bambini crescono, quindi effettivamente se scoppia di colpo anche il caldo, si ha bisogno anche del pantaloncino corto, della t-shirt. Poi vedo che tante mamme vengono ad acquistare le t-shirt o qualcosa per i ragazzini un po' più grandi, perché effettivamente loro si collegano tutti i giorni con la scuola, seguono giustamente le Certo, vero. lezioni, e figurati a quell'età i ragazzini comunque si vogliono sentire fashion, comunque si vestono la mattina, ed è giusto anche così, perché non è che perché stanno a casa bisogna lasciarsi andare. Io ho ricevuto tanti video anche di tante mamme che mi hanno fatto tanto piacere, dove mi fanno vedere i bambini, guarda, guarda, sei voluto mettere il tuo completino anche se sta Che dentro bello. casa. Ed è bello perché tanto alla fine la Certo. cultura, cioè la moda, tu l'acquisisci sin da bambino. Se ti piace vestirsi, se ci tieni, lo cominci a fare sin da piccolo, e queste cose poi te le porti dietro anche in età più adulta. Verissimo, E assolutamente quindi, vero. ripeto, queste sono le cose che mi hanno fatto più piacere: ricevere i video delle mamme e dei bambini che appunto mi dicono: Barbara, guarda che mi sono messa, e quello fa piacere. Meraviglia! Sì, io purtroppo tanti non li posso Beh, pubblicare perché certo. non mi danno il consenso, però sarebbe bello anche Sarebbe una bella farlo vedere, testimonianza, sì, hai ragione. certo. Prima invece mi parlavi, quando insomma mi parlavi dei commenti su Facebook, soprattutto negli ultimi giorni, io penso che si sia molto acuita una sorta di guerra tra chi la pensa in Sì, un modo e chi la pensa in un altro. certo. Non pensi che ci siamo incattiviti, a prescindere dal nostro Un po' pensiero, sì, che un siamo po' a incattiviti un po' volte troppo? sì, invece questo virus ci avrebbe dovuto far riflettere al contrario, essere un po' più buoni. Incattiviti sì, perché ripeto, però se tu vedi i commenti di chi dice che, ecco, parecchi erano contrari e sono rimasti contenti del fatto che parecchi non hanno riaperto, perché appunto riaprendo i negozi, molta gente
sarebbe stata più in giro, quindi comunque E che forse ci si aspetta poco rigore dagli italiani, ecco, diciamo che forse il problema è questo. Però io ti dico, chiunque è entrato nel mio negozio è venuto munito di guanti e mascherina, tutti. Poi chi non ha i guanti, io li ho messi tranquillamente a disposizione. Il gel igienizzante c'è a disposizione della clientela, quindi ripeto, è vero che parecchi dicono sì, non hanno l'accortezza di uscire con la mascherina, però fino adesso devo dire che la clientela si è comportata veramente bene. Tra l'altro, quando ci Quindi siamo sentite qualche settimana fa, anche per altri motivi che esulavano questa intervista, sì. insomma, parlando anche un po', insomma, di quello che vendi nel tuo negozio, è venuto fuori questo nuovo business delle mascherine. Ah sì, infatti la prima ondata di mascherine le ho vendute subito, ma non pensavo ci fosse tutta questa richiesta. Anche qui parecchi dicono, vabbè, questo mo è il business delle mascherine. Allora, sulle mascherine se ci guadagni un caffè è pure troppo, ma io ripeto, le ho prese solo perché mi ero resa conto che la gente ne aveva veramente necessità, che non si trovavano. E quindi, anzi, se avessi saputo di tutta questa richiesta, io me ne avrei comprate veramente tantissime, tant'è che Certo. al secondo ordine, che purtroppo non ancora mi arriva, e spero domani, perché mi avevano assicurato che erano partite, quindi io spero domani di Faccelo averle in sapere se ti arrivano negozio. Sì, domani, le qua pubblico scherzetto. subito, sì, le pubblico subito su Facebook, anche lì. Però ripeto, le mie non sono presidio medico e servono, vabbè, a tutelare comunque, sembra una mascherina, ho fatto anche la prova dell'accendino e quindi Ah, comunque perfetto. non si spegne, vanno bene, però in parecchi le comprano perché diciamo la verità, vedere sti bambini con queste mascherine chirurgiche, oddio, È un fanno un po' po', triste. è un po' triste, almeno le mie sono tutte belle colorate, con i disegnini, cioè comunque il bambino lo prende anche un po' come un gioco, si sentono di piccoli eroi e quindi, ripeto, anche questo è stato, sì, anche in questo settore parecchi miei colleghi non hanno voluto investire in questo, non ci credono perché dicono, vabbè, la mascherina, mo mi devo mettere a vendere la mascherina, io, noi che siamo dei negozi che comunque abbiamo sempre venduto della bella roba, cioè comunque capì, belli, vendere la mascherina, insomma, un po'. Però ripeto, io ho voluto dare un servizio in più alla mia clientela perché ho visto che veramente c'era tanta, tanta richiesta. Quindi Ci ripeto, si poi col deve anche fatto un po' che adesso. adattare, come Cioè, dicevi prima. adesso ci si deve pure adattare, anzi, se io avessi saputo, sai quante mutandine in più avrei venduto? Cosa è un settore che io non ho mai voluto trattare, i pigiamini, c'è stata tanta richiesta di pigiamini, quindi per quello dico, in ogni situazione bisogna sapersi reinventare, se io vedo che adesso ci sarà più richiesta di questi prodotti, io cerco di investire anche in questi prodotti, se prima non avevo la necessità di venderli, adesso mi devo Certo. adeguare, come il neonato, adesso si è rimosso tanto tanto il neonato perché giustamente le mamme devono preparare il corredino, tu ne sai qualcosa e quindi comunque c'è la necessità di determinati articoli e quindi allora ognuno cerca di trovare la strada giusta per andare avanti e quindi ci Certo. dobbiamo adeguare Ma è anche giusto tutto comunque dare qua. la possibilità alle clienti di ritrovare quel rapporto umano che è venuto a mancare in questi mesi, perché la Certo, spesa online, certo. come dicevamo prima, si È può fare triste, ma sempre, però dopo un po' certo, diventa pesante ti anche stanchi. quello. Infatti le mamme che sono venute, a parte per fare l'acquisto, era un modo che le vedevi proprio, che dopo 2 mesi solo in casa con i bambini, con questi mariti, perché voglio dire, c'è tanta gente che non era abituata a stare sempre solo Certo. con i mariti. Quindi le vedevi e a me ha fatto tanto piacere, era un modo anche per poter parlare, per sfogarsi. Comunque, Per prendere infatti un a po' noi spesso d'aria. ci, sì, un po' d'aria, ci considerano a volte delle piccole psicologhe. Sì, è un modo per un po'
per confrontarsi anche. Comunque anch'io sono una mamma ed è bello così. Ripeto, il clima che si crea in un negozio è diverso da quello davanti al computer, faccio il mio acquisto, mi Soprattutto in un arriva piccolo negozio. in un piccolo negozio, faccio il mio acquisto, mi arriva, apro quella scatola, cioè io lo vedo veramente triste, tanto, tanto, tanto. E quindi ripeto, ci sarà veramente un ritorno, la gente non avrà, non vedrà l'ora di poter uscire. Ma Anzi, è già infatti, lo così. sai che, ma io devo dire, non c'è la fila, No. magari ci fosse stata la fila, ma già è così, nel senso che le mamme in generale, le nonne, io vedo che c'è proprio questa voglia proprio di uscire. Mi nomini le mamme, le nonne, i papà non pervenuti. I papà sono quelli più bravi, tra virgolette. Non me ne vogliano le mamme, però quando vengono i Ah. papà sono belli decisi. Perché si Vengono, va fanno bene consigliare da questo? te? No, a parte si fanno consigliare, ma i papà sono così, gli tiri fuori un capo, il secondo già, il terzo ti dico no, 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 Barbara, va bene così, va bene così. Quindi sono proprio, ma lo sono sempre stati. Invece la Certo. mamma, ma secondo me la mamma ci mette più tempo perché non vuole tornare a casa, vuole Può stare con me in essere. negozio, si vuole rilassare, diciamo Può che è così, essere. può Senti, tu essere. come la vedi questa estate? Come li vedi questi prossimi mesi, sia dal punto di vista del commercio che in generale? Allora, innanzitutto io spero che ci possiamo andare al mare, perché tu pensai, io come te, come tanti, amiamo il mare. E quindi io spero che, non so per quanto riguarda la situazione degli stabilimenti, perché hanno detto che non si potrà andare nelle spiagge libere, Anche lì è un giusto? bel problema economico. Là è un bel problema, perché a volte dicono, vabbè, ma che pensate al mare? Ma non è il mare, è tutto quello che gira attorno al mare, allo stabilimento, al ristorante, a bar, ai bagnini, a tutto quello che c'è dietro. Quanti posti di lavoro si perdono se non riparte anche tutta la filiera del mare? Diceva Cioè, ieri sera lo stesso Conte che l'intero settore turismo muove il 13% del nostro PIL, quindi non sono ecco. proprio bruscolini. Appunto, appunto, i turisti, quanta gente viene da noi affittare, cioè le case al mare, poi i bar, la ristorazione, è tutto un collegamento, è lo stesso collegamento che dicevamo prima, si ferma la chiesa, si blocca tutto, è tutta una catena che si ferma, che vuoi i ristoranti, mi diceva una mia collega che ha perso, questa collega ha dei ristoranti in Lombardia, dice che ha dovuto annullare 100 matrimoni. Lo sai che Mamma vuol mia, un dire 100 matrimoni? sacco di Cioè soldi. un sacco di soldi. Quindi per quello, piano piano bisogna ripartire. Ripeto, sarà una salita ripidissima, di questo ne sono certa, però come sono certa che dopo la salita c'è la discesa, quindi sicuramente ci dobbiamo reinventare qualcosa. Io la notte, cioè quando mi addormento, mi devo sempre inventare qualcosa, devo pensare sempre, cioè io non mi devo abbattere, io devo avere sempre, ma questo è proprio, poi dipende dal carattere di una persona, perché Certo. io sono sempre stata così. Nel momento in cui mi trovo davanti a un ostacolo, non penso, oddio, ma come faccio? No, la prima cosa che dico, oddio, mo devo trovare la soluzione, perché non mi posso abbattere, perché se io mi abbatto, abbasso la serranda. È un'attività che ha 40 anni, un'attività che è stata aperta da mia madre, che lo stesso le disse quando mia mamma aprì il negozio 40 anni fa. Lo sai che cosa gli disse il vecchio commercialista? Ha detto: no, Franca, stai tranquilla, tanto massimo, ma massimo 3-4 mesi, e poi, cioè, sono passati 40 anni. Ma 40 come? anni, ma no, perché all'epoca, 40 anni fa, sai, il settore bambino, cioè comunque non ci si credeva. Poi mia mamma, che comunque, cioè, non aveva avuto, sai, quando si tramanda di generazione in generazione un'attività, invece quella era una cosa, un amore suo che aveva nell'aprire un'attività, e quindi l'aveva creata dal nulla. Però questo che ti fa capire? Che se uno Ci veramente crede, ci crede, investe. ci crede.
E poi io lo sai che dico che quest'anno l'importante è salvarsi. Io non penso al guadagno perché non ci saranno guadagni, di questo ne sono convinta, però l'importante è salvarsi. Poi piano piano, saranno 2 anni sicuramente difficili, con la speranza che questo virus non si ripresenti in autunno, Infatti. perché in tanti stanno a dire pure sta cosa, non so se è vero, perché se no veramente poi ecco, con tutta la Non ci roba che ci deve pensiamo arrivare, adesso. non ci pensiamo, intanto pensiamo che dobbiamo ricominciare, che possiamo andare al mare, poi tutto il resto si vedrà. Senti, tu eri preoccupata, oddio, mezz'ora, come faccio? Non sono Ma già è capace. passata mezz'ora, non No, ci sono passati credo. 40 minuti e hai parlato solo tu, perché io non ti ho detto niente. Hai fatto tutto da sola. Hai visto? Allora è stato più facile del Io te previsto. l'avevo Infatti, quando detto. tu mi hai detto mezz'ora, veramente, che ti T'ho devo visto dire con mezz'ora? Una l'ansia parola. proprio la notte. C'avevo l'ansia, l'ansia. Va bene, dai, è stato un vero Te la sei piacere. portata appresso per una settimana, questi Sì, interviste per perché farti poi tu passare mi hai fatto l'ansia. il trucchetto, questa intervista, quando la dovevamo fare l'altro giorno, quindi ho detto, ma vabbè, mo mi tolgo, invece no, ho dovuto T'ho fatto aspettare anche passare tutto la il weekend. domenica, anche il weekend. Va bene, Senti, io dai, prima di speriamo. salutarti volevo Dimmi. fare due domande che sto facendo a tutte le persone che si vengono a fare una chiacchierata in questa Sì, mezz'oretta con me. Cioè, qual è la prima sì, sì. cosa che farai quando torneremo alla normalità? Fino a venerdì dicevo la normalità del 4 maggio. A questo punto non so quando sarà, però quando torneremo alla normalità e La che normalità, consiglio? E che consiglio, se ti senti darlo, ma penso di sì, avendoti ascoltato in questa mezz'ora, ma che vabbè, il mio consiglio ti senti dare consiglio ai lo tuoi sai colleghi? essere il consiglio lo sai positività po il sorriso. Noi allora una cosa che non dobbiamo fare dentro i nostri negozi è stare col muso, essere tristi e lamentarci, perché questo trasmette, allora la positività trasmette positività, cioè è come il bene, se fai del bene Ritorna. ti ritorna, e quindi questo è in primis la positività. Quello che voglio fare appena si torna alla È normalità, al mare. abbracciare tutte le persone che non ho poi, e poi stavo a dire il ma, mi devo andare a fare un bagno di forse un'ora, mi vado a tuffare nella mia amata Fossa Cesia dove sono cresciuta, e spero veramente vivamente che le cose si possano riprendere. Ripeto, sarà dura, però ce la faremo. Io sono convinta, di questo ne sono veramente convinta che ce la faremo. Penso che ci sia bisogno di persone così positive in questo momento, perché si vede troppa negatività e, come dici tu, la negatività porta altra negatività, No, quindi mai, non ce mai la stare in possiamo negozio che permettere. se entra il cliente e tu dici, oddio, sì, una parola, Dice quando... cioè ciao. quella non vede l'ora di uscire dal negozio, Esatto, giusto? Quindi dobbiamo essere positivi, positivi sempre. allora io Va ti ringrazio bene, ancora per grazie questa a bella te chiacchierata. Martina di avermi In bocca dato al questa lupo e di possibilità, che. grazie Crepi, un bacione grande, In ciao a bocca al lupo tutti, per il tuo ciao, futuro, per il negozio. Grazie anche a grazie, tutto grazie. il pubblico di Zona Locale che ci ha seguito, che ci continua a seguire. L'appuntamento con me è domani sempre alle 18 e domani sempre per proseguire nel tema bambini avremo una pediatra che parla con noi, che parlerà con noi di questo, insomma, di questo periodo Bello. particolare. E invece alle 19, come sempre, c'è il mio collega Giuseppe Ritucci che vi terrà compagnia per un'altra mezz'ora. Per cui grazie Barbara, grazie a voi e buona Ciao, serata a tutti. grazie, ciao a tutti, ciao ciao, ciao Martina.